Di scena a Sulmona, ancora una volta l'inciviltà. Sembra che non ci sia più rispetto delle persone e delle cose. Questa notte, intorno alle 3, è stato incendiato il furgone del canile comunale. L'incendio è stato appiccato proprio sotto casa della responsabile Gabriella Tunno. Non resta nulla del nostro furgone, scrive la Tunno su Facebook. Quel furgone che mi faceva spostare da un canile all'altro, quel furgone che utilizzavo per portare il cibo ai cani. L'incendio probabilmente è stato mosso da intenzioni dolose. Sul caso indagano le forze dell'ordine. Per ora permane la disperazione di Gabriella Tunno. Avevo finito di pagare il mezzo lo scorso mese di agosto, annuncia la donna ad Onda TG. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, un vero colpo al cuore. Sono rientrata a casa a tarda ora, poi mio marito mi ha svegliato. Quelle fiamme, quel fuoco, hanno bruciato per un attimo tutte le mie speranze. Ora voglio trovare la forza di andare avanti, prosegue la Tunno, ma non so come fare. Sto cercando un altro furgone. Per me era tutto. Vi chiedo di aiutarmi. Il web intanto in queste ore si mobilita con messaggi di conforto, di solidarietà, ma anche di rassicurazione. Dai, Gabriella, scrive un utente sempre su Facebook, escogiteremo qualcosa, c'è tanta gente che vuole aiutarti.